Bene amici, oggi parliamo di una domanda che spesso mi fanno, mi fate, ed è una domanda molto tenera dal mio punto di vista, che mostra quanto in effetti bisogna avere fiducia nell'umanità. E la domanda è se io senta nostalgia dell'Italia, se penso un giorno di tornare a vivere in Italia. E questo è un leitmotiv, un motivetto che suona, ronza nelle orecchie di chiunque ovviamente vada a vivere all'estero, che sia un emigrante dell'Ottocento o un emigrante dei tempi moderni, con tutte le facilità che ci sono adesso di rimanere in contatto con la propria terra di origine, rimane il fatto che vivere fuori, lontano dalla terra in cui siamo nati, non è mai una cosa facile, non è mai una cosa teoricamente bella. Io, va bene, io un po' avevo la vocazione a viaggio, quindi non sono uno di quelle persone che sono emigrate insomma, perché non volevo emigrare, cioè l'ho voluto fare. Però mi rendo conto che ci sono delle durezze, delle difficoltà nel vivere all'estero. Quindi è normale che qualcuno dall'Italia si chieda: ma non hai voglia di tornare a casa, no? Questo motivo quasi biblico, epico del ritorno a casa, no? Ulisse che torna finalmente dal suo lungo viaggio nella terra che l'ha originato. Io vi do questa risposta, che è una risposta molto seria, ed è la seguente. Man mano che passa il tempo, la nostalgia si affievolisce, nel senso che uno tende ad abituarsi alla nuova terra, tende a creare qui la propria rete di amicizie, la propria rete emotiva, le proprie abitudini. Quindi con il tempo ovviamente diventa sempre più difficile l'idea di tornare in Italia, anche perché poi diventerebbe difficile riabituarsi di nuovo ad una nuova vita. E infatti molti emigranti spesso dicono che vogliono tornare, però poi non tornano perché ormai hanno qui i figli, hanno qui il lavoro, hanno qui la casa, hanno qui le amicizie. Quindi è triste dirlo, però questo sogno romantico del grande ritorno a casa, man mano che passa il tempo, si affievolisce. Quindi io non sogno di tornare a vivere in Italia, ovviamente. Quello che invece può cambiare, quello che posso sognare, ed è questo che fanno molti emigranti, una volta che tu hai creato una tua dimensione qua e hai un po' più di tempo, un po' più di soldi, che è un qualcosa a cui chi emigra aspira, no? Perché diciamoci la verità, chi emigra a New York non viene qui per lavorare 8 ore al giorno e basta, pigliarsi il suo stipendio e tornare a casa e guardarsi la televisione. Chi emigra a New York ovviamente vuole fare qualcosa di grande, importante nella propria vita, altrimenti uno se ne stava in Italia o in Europa, dove le condizioni di lavoro sono anche migliori rispetto agli Stati Uniti. Quindi veniamo per fare grandi cose. Quando riesci a raggiungere quel livello che finalmente hai fatto qualcosa di importante nella tua vita, allora puoi pensare di tornare in Italia, ma tornare e passare, trascorrere dei lunghi periodi in Italia, anche 2 o 3 mesi, lo fanno tutti, per esempio. Quando è inverno, gli emigranti latinoamericani, se hanno la possibilità di viaggiare, se ne vanno da gennaio ad aprile nella loro terra di origine, chi in Colombia, chi in Ecuador. E così gli italiani. Per un italiano è bellissimo l'idea, per me per esempio, di venire e trascorrere 2 o 3 mesi in Italia. Ma trascorrere 2 o 3 mesi in Italia, non venire a lavorare lì, cioè venirsi a godere l'Italia, che è una cosa stupenda, perché poi, diciamoci la verità, l'Italia è un paese comunque, se non ci lavori ma ci vieni per godertelo, è un paese che te lo puoi godere al massimo. Da questo punto di vista io credo che l'Italia sia uno, tutta l'Europa, ma l'Italia sia un paese particolarmente bello. Quindi vi ho detto, no, non tornerei a vivere in Italia, ma perché ormai la mia vita, le mie radici, le mie abitudini sono qui, mi mancherebbe di più New York, però potrei tornare, ci penso spesso. Potrei tornare per lunghi periodi in Italia, 2 o 3 mesi, per fare altre cose, per curare altri progetti, per rilassarmi sulle sponde del Mediterraneo, per viaggiare un po' in Europa. Insomma, ci sono tante ragioni per cui io adoro il ritorno, ma non è il ritorno di chi dice taglio totalmente con questa vita negli Stati Uniti e torno per sempre in Italia. No, è uno stare tra due mondi, che è un po' il sogno che hanno tutti coloro che emigrano. Io non mi vedo come stabile a New York. Io penso che una volta che ha raggiunto una certa posizione a New York, uno poi possa, se vuole,
trascorrere 3 mesi a Parigi, 2 mesi in una zona calda dell'America Latina, una primavera, un'estate italiana, un bel mese sulla costiera amalfitana. Questo dal mio punto di vista è la maniera migliore di vivere. Noi emigranti tra l'altro abbiamo secondo me una cosa che ci dà una forza incredibile. Quando io decisi, se ci pensate, di abbandonare il lavoro salariato per diventare imprenditore, chi di voi farà questo passaggio nella propria vita, vi auguro in molti, sa benissimo che l'inizio è dura, perché tu all'inizio sei abituato ad avere il tuo stipendio ogni 2 settimane qua negli Stati Uniti, improvvisamente non hai stipendi, sei pieno di debiti, l'impresa non sai come andrà, potrebbe andare tutto a scatafascio. Poi arrivi a un punto che se invece superi quel momento di difficoltà, improvvisamente finisci per avere molti più soldi, molto più tempo libero per goderti la vita. Quindi è un sacrificio, un rischio che io mi sono preso, ma ne è valsa la pena. La qualità della mia vita adesso è molto decisamente superiore. Io non ho da rispettare degli orari, sono padrone del mio tempo. Però quando feci questo passaggio mi ricordo che ciò che mi dava la forza di farlo era questo ragionamento qui. Io dicevo, ma sai cosa c'è? In fondo, che me ne frega? Cioè, se mi va male, io comunque una casa ce l'ho, posso sempre tornare in Italia e fare qualcosa in Europa. Io non vengo negli Stati Uniti, io non vado ad essere l'unico emigrante fesso che viene negli Stati Uniti e fa una vita misera. Io devo venire qua per fare qualcosa di importante della mia vita, perché devo provarci qualsiasi cosa. Se va male non fa niente, ci ho provato, poi torno in Italia, farò altro, ma non vengo qua per galleggiare con un misero stipendio e vivere 30 anni, perché poi qua negli Stati Uniti se vivete con uno stipendio avete anche poche ferie, 2 settimane al massimo all'anno. Ripeto, le condizioni di lavoro in Europa sono decisamente migliori che qua. Quindi per noi migranti l'Italia è stata una forza incredibile, perché quando io rischiavo tutto della mia vita lo facevo perché pensavo, male che vada, io me ne torno in Italia, c'ho una terra che mi accoglie, c'ho la mia terra. E io oltre all'Italia penso anche all'Europa, perché io mi sono sentito sempre europeo, quindi appartenente ad un mondo. Poteva essere Parigi, poteva essere la Spagna, poteva essere la Germania, poteva essere l'Inghilterra, poteva essere l'Olanda. Avevo un mondo in cui andare a provare a fare qualcosa di importante. Però era chiaro che se io venivo a New York e stavo così lontano dalla famiglia e dai miei affetti, dovevo provare quantomeno a fare qualcosa di grande, se no non, secondo me non aveva senso rimanere qui per galleggiare. Quindi chi viene a New York, io ve lo dico sempre, ragionate in grande. E la vostra terra vi aiuta, perché sarà quel porto sicuro in cui se tutto andrà male potrete tornare e vi accoglierà a braccia aperte. Un'altra cosa che voglio dire, allora, ovviamente l'Italia ci manca, certo, ci mancano tante cose dell'Italia, la famiglia, nel mio caso mi vengono a trovare spesso adesso, quindi un po' meno, poi c'è anche mia sorella qui, gli amici, sì e no, perché quelli ti fai nuovi amici qua, gli amici vecchi li senti per telefono, WhatsApp. Cosa mi manca invece sono certe atmosfere, quelle mi mancano, certe atmosfere del Mediterraneo, cariche di poesia, di forza evocativa, naturalistica, quello mi manca, quello non lo puoi replicare, perché il clima americano e newyorkese è molto più forte, ti dà addosso, no? Invece quel Mediterraneo, quella salsedine che nell'aria ti si appoggia addosso, quella... non so, quel venticello di mare, quella lentezza, quei gusti, quei sapori, quei colori un po' pastello di quel mondo, quelli ovviamente mi mancano parecchio.